Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte affronteremo il capo palestra Rudy di Trovita Island, dove siamo appena arrivati con il nostro Lapras. Siamo pronti con Pikachu, Snorlax con il suo moneta amuleto, Lapras, Bulbasaur, Charizard e Pidgeot. Ho dovuto lasciare giù Squirtle perché avremmo avuto due Pokémon di tipo acqua e squadra, iniziava ad essere ripetitiva la cosa. Comunque, qui sopra non c'è praticamente nulla, c'è solo questa ragazzina che volendoci insegna Endeavor, che però nessun Pokémon può imparare. Quindi, proseguiamo da questa parte e c'è un centro Pokémon, direi di curarci qui. Ecco fatto, c'è anche un pescatore lì, seduto al tavolino. Andiamo a vedere cosa vuole. The island is too high to try and fish from it, and you can't find anything in the river. It's a shame. È vero, perché in quest'isola praticamente non si può pescare. Cioè, volendo si può pescare qui nel fiume, ma non abboccherà mai nulla. È proprio fatto così. Mentre qui abbiamo Lorelai. Proprio lei. Allora, lasciando avanti Pikachu, vediamo cosa vuole. Ehi tu! Penso che tu sia qui per la palestra, vero? Sei un po' troppo confident, sei un po' troppo tranquillo. Da come ti stai ponendo, no? Un po' troppo arrogante. Fammi mettere al tuo posto, va? E infatti lei ci manda a campo un Cloyster a livello 50, però noi abbiamo un Pikachu a livello 51 con Wild Charge. Vedete quanto resiste il suo Cloyster? Aurora Beam ci farà male. Ci ha fatto molto male. Io non vorrei morire ora, quindi userò un Electro Ball, dovrebbe bastare, esatto. Perché con il danno da contraccolpo sarei morto e avrei perso questa esperienza. Not bad, non male. Impressionante. Potreste avere una chance, dopo tutto. Buona fortuna, allenatore. E lei se ne va. Bene, quindi andiamo a curarci il nostro Pikachu. Ecco qua. E non abbiamo mosse tipo elettro o erba da insegnare al nostro Venusaur da poter usare in questa palestra? No, eh? Che se non sbaglio c'è roba d'acqua, però potrei sbagliare. Energy Ball è speciale, vero? Specialissima, a parte che non la impara nemmeno. E volendo la potremmo insegnare a Bulbasaur. Aspetta, la potremmo insegnare a Bulbasaur. Andiamo a vedere un attimo. Perché ha lui Acid Bomb. Però questo toglie 90. E potrebbe abbassare la difesa speciale del bersaglio. Non è niente male. Però se non sbaglio, Bulbasaur è un Pokémon fisico, che ha attacco fisico. Andiamo a vedere, eh. A dire la verità, mi sembrava abbastanza equilibrato. In realtà, no, ho sbagliato tutto. È un Pokémon che ha attacco speciale alto. Attenzione. Quindi gli insegniamo Energy Palla. Assolutamente. Assolutamente sì, vai. Togliamo di Seed Bomb. Ecco qua. E il nostro Bulbasaur prende un bel upgrade. Davvero molto interessante. Ok. Per il resto direi che può andare bene così. Mettiamo davanti il nostro Snorlax, che deve allenarsi. Lapras al condivide esperienza. Entriamo nella palestra di Rudy, piena di massi. Salve, pronto? Vai. Tra l'altro in queste palestre di quest'isola, non so se avete notato, ma non c'è il classico guido che fa da guida alle palestre, ti dice che Pokémon usa appunto l'allenatore, il capo palestra. Body Slam potrebbe paralizzarlo, io speravo in quello, in realtà Twister non dovrebbe farci nulla. Niente, non lo paralizza, andiamo di Mega Punch allora. E via così. Prende punti esperienza il signor Snorlax, lasciamo Snorlax contro Ninetales. E usiamo Heartquake, dovrebbe fargli parecchio male. Eh sì, e poi Body Slam. Forte il nostro Snorlax, eh. Abbiamo battuto Super Nerd Zack, andiamo a battere anche lui. Rudy è il migliore, ci dice. Ma lo vedremo, nel frattempo io vi ricordo che siete voi i migliori perché lasciate sempre mi piace, lasciate sempre commenti, vi iscrivete al canale, siete fantastici e questa serie sta prendendo davvero
un supporto incredibile, ovviamente contro Hitmonchan devo cambiare Pokémon e direi di mandare Charizard. Infatti mi avrebbe fatto malissimo con Close Combat, anzi probabilmente me l'avrebbe one shottato. Mentre io che posso usare Air Slash. E addio Hitmonchan. Golem, sì, Golem si cambia e si manda Lapras. Sperando che non abbia tipo terremoto, perché se non sbaglio potrebbe essere super efficace contro ghiaccio. Non credo, però noi usiamo Surf. Gli facciamo parecchio male. Ah, ha vigore, quindi non muore. Beh, mi manda le Stealth Rock, ma non servirà a niente. Body Slam, addio. Questo varrà il livello 45? Sì, a Lapras. Ash aveva dei Pokémon fortissimi, se ci pensate. Solo che non li usava, cioè, è stupido. Testiamoti prima di andare da Rudy con dei Pokémon tipo Psico. Ok. Tanto ho difesa speciale altissima, quindi non mi potrei fare nulla e ti uso un Earthquake. Mi fa male, eh. C'è da dire che mi fa male. Sostituiamolo e mandiamo un Pidgeot che dovrebbe resistere abbastanza ad un suo attacco. Più o meno, ok. Va bene comunque perché Wing Attack poi dovrebbe ucciderlo. Ha però la Kazam, eh. Mandiamo Pikachu che è veloce. Dovrebbe riuscire a shottarlo con un Thunder Punch. Niente, è più veloce comunque la Kazam. Fortunatamente Pikachu resiste con 9 HP. E manda in campo Rhydon ora. Beh, contro Rhydon Lapras. Semplice. Semplicissimo. È molto rilassante giocare a Pokémon, devo dirvi la verità. È molto rilassante, specialmente quando non fai magari sfide hardcore come Nuzlocke o altro. Ok, manca un solo allenatore, direi di batterlo. Vincerò io, ok? Se ne sei convinto, chi sono io per dirti di no? Robert. E se mando in campo Venomoth, non so quanto riuscirà a vincere, detto in tutta franchezza. Usiamo Body Slam. Ah, Sanguisuga? Davvero? Paralizzerò. Niente, non l'ha paralizzato. Devo mandare qualcuno che resisti alla sua sanguisuga, tipo Charizard. Nel frattempo con il moneta amuleto, se non sbaglio, stiamo prendendo un bel po' di soldi, in più. Ok. Ed ora andiamo a curarci prima di affrontare il capo palestra. Rudy. Anche le musiche di Pokémon sono molto rilassanti. Ok. Ora, di preciso io non ricordo che Pokémon abbia lui. Quindi andrò un po' a caso. Salve Rudy. Così pensi di potermi battere? Vediamo se sei meritevole di questa medaglia. Allora, io direi di mandare Charizard. È troppo forte per non metterlo dentro. Pikachu può essere sempre comodo. E come terzo Pokémon sono indeciso tra Pidgeot e Lapras. Ma io direi Lapras, vai. Pokémon di tipo acqua. Comunque con Ice Beam potrebbe far comodo. Eccolo lì, Rudy. Fiero. Manda in campo Electabuzz. Ok. La coverage è servita perché noi useremo Earthquake. Ah, però lui usa Tardem Punch, mi fa malissimo. Però lì ne faccio parecchio anche io. Il problema è che qua crepo. Dovrò mandare Pikachu che resiste a Thunder Punch. Ah, lui sostituisce? E manda Exeggutor. Aia, ho fatto una cavolata. Ho fatto una cavolata. E adesso? No, non posso combattere così. Mandiamo Lapras, proviamo a vedere se la indoviniamo la mossa. Se lui usa una mossa di tipo erba, siamo morti. Leaf Storm, niente, siamo morti. Siamo rippati totalmente. Beh, guardiamo perlomeno che Pokémon ha lui. Exeggutor e Electabuzz. Questo ce ne va, se ne va via con un Flamethrower.
Allora, Electabuzz di nuovo, cambiamo, mandiamo Pikachu che dovrebbe essere più veloce di lui. Spero sia più veloce di lui. E poi il terzo Pokémon però non so chi sia. E essendo più veloce di lui, Electro Ball dovrebbe bastare però per ucciderlo, esatto. Starmie? Oh, ci va bene. Wild Charge. Ah, comete, questo fa malino. Però, dai, ci è andata bene, ci è andata bene. Alla fine Lapras è servito solamente da sacrificio, purtroppo, per lui. Ti sei guadagnato la medaglia Spike Shell. Sarebbe punta di conchiglia. O conchiglia punta. E la TM Retaliate, che non mi ricordo cosa faccia. Aumenta la sua potenza se uno dei tuoi Pokémon è appena stato sconfitto. Raddoppia la sua potenza se uno dei tuoi Pokémon è appena stato sconfitto. Così questa era la tua terza medaglia. Sei quasi pronto per combattere Drake. Per sfidare Drake. Chi è questo Drake? Non me lo ricordo. La parte sulle Orange Island io me la ricordo pochissimo del cartone animato. Probabilmente non l'ho tipo mai vista. Mi ricordo solo la parte in cui c'è Snorlax. Ma per il resto mi ricordo pochissimo. Ora, dopo aver battuto questo capopalestra Rudy su Trovita Island, non c'è molto da fare qui. O meglio, non c'è più niente da fare qui. Andiamo ad Ascorbia. E qui ad Ascorbia Island entriamo nel centro Pokémon. Ecco fatto. Curiamoci. E questo episodio, dove abbiamo battuto Rudy, il capopalestra di Trovita Island, finisce qui. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!